50 anni un anniversario importante per la radioterapia trevigiana, per cui abbiamo pensato di celebrarlo con questo convegno a cui parteciperanno numerosi relatori che faranno il punto su quello che è il lavoro che viene realizzato in radioterapia nell'ospedale di Treviso. Ci tenevo a realizzare questo convegno perché in 50 anni abbiamo trattato 75.000 pazienti e quindi è un ricordo anche alla loro storia, al loro percorso di ammalati di tumore. Ci teniamo a realizzare questo convegno per dei ringraziamenti anche a tutte le persone che hanno permesso lo sviluppo di questo reparto, ai dirigenti che mi hanno preceduto e ai miei collaboratori. La radioterapia ha subito un'evoluzione importante in questi 50 anni, dal punto di vista tecnologico è stata una rivoluzione e questa rivoluzione l'abbiamo completata con le ultime installazioni di acceleratori molto performanti nel nostro istituto, ma il vantaggio deve riversarsi sul paziente che è al centro della nostra attività e quindi anche in questo convegno abbiamo pensato ad una relazione in cui verrà celebrata la tecnologia al servizio del paziente.